Altro atto di violenza nel carcere di Fossombrone. Dopo recente fatto di cronaca accaduto nei primi giorni di maggio, in cui un detenuto ha coltellato alla gola un compagno, ad essere aggredito questa volta è stato un agente di polizia penitenziaria. L'ennesimo episodio, che si è verificato nel braccio di alta sicurezza, fa aumentare la preoccupazione nell'istituto di pena. Per questo il vice segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria, Giuseppe Pasquino, torna a denunciare la carenza di organico. L'episodio in questione sicuramente grave, perché ha visto un agente colpito alle spalle, però è una cosa che abbiamo, parlavo un attimo con i miei colleghi, si è cercato di stemperare proprio perché comunque è un rischio della nostra professione ed è stato brillantemente risolto sia dal comando che dalla direzione la situazione. Chiaramente focalizzare sul discorso della mancanza di personale e di innovazioni tecnologiche potrebbe essere molto, molto utile praticamente. 25 anni fa, ricorda Pasquino, il carcere era dotato di 200 unità che sono state poi dimezzate negli anni successivi. Il vice segretario inoltre puntualizza il fatto che la casa di reclusione non ha avuto le necessarie innovazioni tecnologiche che avrebbero potuto compensare la carenza di organico. Certo, perché la struttura penitenziaria fossombronese da anni una struttura solida e quant'altro, però non è stata mai ammodernata tecnologicamente ed oggi queste tecnologie sono di indubbia utilità per l'espletamento dei servizi di sicurezza quotidiani. Noi abbiamo più volte rappresentato questa necessità ai nostri superiori uffici e alla luce di questi fatti continueremo maggiormente a incalzare le nostre richieste.